Allora, come avete detto, io mi chiamo Fatima, sono metà araba e metà italiana perché mio padre è arabo. E sono nata qui in Italia, però sono cresciuta in un posto arabo, in città tunisina. Io sono cresciuta nell'Islam, come tutti quanti, credevo nell'Islam, facevo anche il digiuno, facevo tutte le regole dell'Islam, anche se alcune volte sono stata come una schiava di questo Islam, perché l'Islam dice che la donna deve essere schiava, deve essere tutto. Sì, ho avuto anche l'influenza dalla mia parte, dalla mia famiglia. Sono stata forse una schiava di questa famiglia. Noi siamo 6 figli, unica la persona che è stata schiava sono stata io. Non sono andata anche a scuola perché devo essere sempre a casa a fare le cose delle schiave, devo pulire, devo cucinare, devo fare tutto. E anche facevo le mie regole, credevo di questa religione, facevo Ramadan, facevo digiuno, pregavo 5 volte al giorno, anche alcune volte parlavo dell'Islam a qualcuno, perché mio padre andava in moschea, e pregava e veniva da noi a farci leggere il Corano, tutte le cose. Però quando ero piccola sentivo mancanza di un Dio, non avevo capito se che lui veramente Dio o altro, perché noi in quel paese non abbiamo saputo che c'è altre religioni o altro Dio vero o qualcosa. Abbiamo saputo soltanto che abbiamo un Dio, e Muhammad, e Allah, e basta. Sempre siamo stati così, fino a quando mio padre ci ha portato qui in Italia. Siamo stati in Italia, però sempre seguivo la religione, questa musulmana, pregavo, facevo di tutto. Però un giorno mio padre mi ha lasciato con mia madre in Italia, e lui è partito con altri fratelli, altre sorelle, e mia madre mi ha chiamato un mago, che lei. Però io dentro di me ero arrabbiata perché io sono musulmana, devo essere sempre musulmana. Ero arrabbiata con mia madre che lei sta ascoltando questa cosa. Però mia madre faceva un piacere per ascoltare questa persona, perché lei già l'ha chiamato a casa. E poi questo qua ci ha detto: domenica c'è un culto cristiano evangelico, venite a guardare. E mia madre ha detto: sì, va bene, veniamo. Io ho detto di no, io che non verrò, però sentivo qualcosa dentro di me, una cosa, non lo so come spiegarla, però una cosa che fa pace nel mio cuore. Non riuscite neanche a dormire. Aspettavo che questa signora arrivava, e poi quando siamo arrivati in questa chiesa, mia madre diceva: entra. Io le ho detto: no, io non entro in questa chiesa, io sono musulmana. Poi ho sentito se qualcuno mi ha spinto dentro. Sono entrata, e poi vedevo canti, preghiera. Io dicevo: ma questi qua sono pazzi, ma cosa stanno facendo? Meno male che io sono musulmana e io non faccio queste pazzie. Allora sono uscita, ho detto: no, non verrò più in questa chiesa perché sono proprio fuori di testa. Grazie a Allah che io sono musulmana,
e poi siamo andate via. Però un venerdì c'era un altro culto e sentivo dentro di me di andare. E sono andata, ho detto, ma vedo adesso questi pazzi cosa faranno? E allora sono andata, sono andata seduta in seconda fila e loro hanno fatto un canto che mi ha toccato tantissimo, un canto che io ascolto ogni battito. E allora ho iniziato a piangere, ho detto, oh Signore, perdonami perché non avevo capito che tu sei il vero Dio. E allora io ho accettato il Signore dentro il mio cuore, però non dicevo a nessuno, neanche a mia famiglia. Facevo una cosa che si creda, si creda. E poi ogni volta andavo, però non dicevo ai miei genitori che io sto andando in chiesa. Però poi mio padre è venuto per portarci lì in Tunisia, nel paese arabo. Però io sentivo triste nel mio cuore che sto andando lì per non tornare più. Pensavo che io ho lasciato Dio già in Italia, non porto con me un Dio, un vero Dio. Però una settimana è successo una cosa che non è successo mai nella vita, che mio padre ha alzato la mano a mio fratello. E mio fratello era così arrabbiato, ha deciso di portarci in Italia. Siamo andati, noi quando siamo scappati eravamo tutti scoperti, velo per non scoprire da mio padre. Però mio padre ci ha fatto fermare e lui voleva portarci in Tunisia di nuovo. Però Certo. in quel momento il Signore veramente ha messo la sua mano e ci ha fatto partire e tornare in Italia. Poi mio padre è rimasto una settimana, ha chiamato mia madre e i miei due sorelli di tornare anche a me, però io non ho accettato, ho detto no, la mia vita rimane sempre in Italia. E allora le mie famiglie sono andati via, anche i miei sorelli. Sono rimasta a casa da sola, la prima volta che stavo a casa da sola avevo paura, lo dicevo al Signore, ma perché tutto questo? Io non riesco mai a stare da sola, io sono una persona che non è stato mai da sola, ho adesso paura, cosa farò nella mia vita? Perché hai fatto tutto questo? Tu mi hai detto che tu sarai con me, non sei stato mai con me. Allora il Signore mi ha toccato veramente nel cuore e mi ha fatto vedere anche che lui è con me, non mi ha abbandonato mai. Poi qualche mese mio padre è arrivato in Italia, è uscito fuori, un amico le ha detto guarda che la tua figlia è diventata cristiana. Allora, mio padre è venuto, era arrabbiato, alzava la mano, e poi ha fatto uscire a mia madre e mia sorella fuori. Ti ha picchiato tuo papà? Sì, mi ha picchiato, anche con la cintura, e ha fatto uscire mia madre e mia sorella fuori e lui ha detto adesso prendo un coltello per ucciderti e ti brucio dentro la casa. Sì, e allora mio padre è andato fuori a comprare le cose per bruciare. Io sono scappata via da mia nonna e poi mio padre è andato a cercarmi, ma mia nonna non ha aperto la porta. Però mia nonna mi ha detto la prossima volta io aprirò la porta per tuo padre perché io ho paura anche di tuo padre. Io l'ho detto va bene, però io ho chiamato un'amica, sono scappata da questa amica, sono andata via. Poi una settimana mia madre mi ha chiamato, mi ha detto guarda che tuo padre è andato via, sono tornata a casa, ho trovato un bel disegno che mio padre mi ha fatto e tante parolacce. E poi è rimasto mio fratello, piccolo, mi ha minacciato, di morte. Allora io ho deciso di andare via di Palermo, però non potevo andare fino a quando trovo qualcosa. Sono stata da mia cugina,
Mio fratello è venuto, mi ha detto vieni qua a casa, volevo alzarmi alzato la mano per darmi uno schiaffo, però il signore l'ha fatto fermare questa mano, e lui è rimasto bloccato, era la mano di Dio. Anche lui si è arrabbiato, sono saliti sopra loro due, io sono scappata di nuovo. Sono andate via, poi ho conosciuto una famiglia che mi hanno ospitato da tempo e poi da lì sono spostata un'altra parte perché non volevo che loro mi cercassi, perché loro mi stavano cercando per uccidermi, lui e mio padre e anche mio fratello l'altro. Erano anche loro, anche mie sorelle, i miei genitori erano molto arrabbiati verso di me. Anch'io, la verità, avevo odio verso di loro. Dicevano anche le parolacce e tante cose, perché io mi sono convertita, e loro non accettavano queste cose che io mi sono proprio convertita. Perché io con le mie sorelle, che io le ho insegnate la preghiera musulmana, io le ho fatte tutte a mie sorelle per insegnarle le preghiere, come fanno il digiuno, un tratto io mi sono convertita a Cristo e allora Quindi nel nostro suolo italiano sì, è è stata una punita. cosa così anticostituzionale completamente, ma non solo questo, ma c'è una persecuzione sul nostro suolo italiano dove loro usufruiscono della democrazia, della libertà, per carità, è più che giusto, e però la negano la stessa libertà, lo stesso diritto di conversione agli altri, cioè a voi. Lo vietano a voi, però quando ci sono gli altri che si convertono invece all'Islam, può succedere, ecco, noi siamo tranquilli, noi facciamo le fotografie, li accogliamo, li applaudiamo.